Vrea să vă prezentăm tot programul pe care l-am pregătit de Paște dimineața. Copiii au fost foarte emoționați și n-au reușit să spună poeziile, așa că vrem să îl prezentăm tot și cântarea le-au plăcut așa de mult că vreau să o mai cânte încă o dată. Așa că cântați și voi cu noi. Amen. Il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. E sera, Gesù si trova a Gerusalemme con i suoi amici, gli apostoli. Sono riuniti in una casa per celebrare la cena della Pasqua. Mangiano l'agnello, c'è il vino e il pane non lievitato. Intanto Gesù dice: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Allora gli apostoli iniziarono a rattristirsi. Intanto Gesù prende il pane e lo spezza e lo dà loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Dopo prende il vino, il calice del vino, e lo dà loro. Prendete, questo è il sangue della nuova alleanza versato per voi. Era l'ultima cena di Gesù prima della sua morte. Gesù esce con gli apostoli e si reca in un podere chiamato Getsemani e prega: Padre mio, tutto è possibile a te, allontana da me questa sofferenza, ciò che sia fatto, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Invece di consolarlo, gli apostoli si addormentano. Mentre Gesù prega, arriva gente con spade e bastoni. C'è anche Giuda, che lo ha tradito. Gli mettono le mani addosso e lo arrestano. Lo conducono dal sommo sacerdote. Cercano una scusa per poterlo condannare, ma non la trovano. Il sommo sacerdote lo interroga: è vero che tu sei il Cristo, il figlio di Dio? Gesù risponde: sì, lo sono. Questa è una bestemmia! Grida il sommo sacerdote che non crede a Gesù. E alcuni cominciano a sputargli addosso e a schiaffeggiarlo. Al mattino mettono in catene Gesù e lo conducono da Pilato, il governatore romano. Ma Pilato, rivolto alla folla, dice: che male ha fatto? Non ha commesso nulla per cui io debba condannarlo a morte. Essi gridano: merita la morte, crocifiggilo. Allora Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegna ai pirati perché lo mettano in croce. Intanto tutti gli apostoli erano fuggiti. I soldati conducono Gesù dentro il cortile del governatore, lo rivestono di un manto rosso, gli mettono una corona di spine sul capo, gli sputano addosso e gli dicono: salve Re degli Dei. Poi conducono Gesù fuori dalla città per crocifiggerlo. Sono le 9 del mattino quando lo inchiodano alla croce. Con lui mettono altri due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Ai piedi della croce c'è Maria, sua madre. Venuto mezzogiorno si fa buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. E Gesù dando un forte grido, esclama: Padre, io nelle tue mani do la mia vita. Detto questo, Gesù chinò la testa e muore. Il centurione, vedendolo spirare, dice che lui è veramente era veramente che questo uomo era figlio di Dio. Gesù è deposto nel sepolcro. Giuseppe d'Arimatea era un discepolo di Gesù, ma di nascosto per paura dei giudei. Ora va coraggiosamente da Pilato e chiede il corpo del Signore. Poi con provenzuolo cala Gesù dalla croce, lo avvolge nel lenzuolo, lo depone in un sepolcro scavato nella roccia e fa rotolare un grande masso davanti all'entrata del sepolcro. Gesù è risorto. Passato il sabato, alcune donne che seguivano Gesù si recano al sepolcro ad allevare il sole e dicono tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?
Alzati gli occhi, vedono che il masso è già rotolato via, eppure era molto grande. Entrate nel sepolcro, vedono un giovane vestito di una veste bianca e hanno paura. Ma egli dice loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso. È risorto, non è qui. Gesù appare all'apostolo e sale al cielo. Quella stessa sera gli apostoli sono tutti riuniti in casa. All'improvviso Gesù in persona appare allora e dice: pace a voi. Gli apostoli, stupiti e spaventati, credono di vedere un fantasma, ma Gesù dice: guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Avete qui qualcosa da mangiare? Vi offrono del pesce arrostito. Egli lo prende e lo mangia davanti a loro, si intrattiene con loro, spiega le scritture e dice: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno. Gesù appare molte altre volte ai suoi discepoli, parla con loro e li esorta ad aspettare il dono dello Spirito Santo. Poi conduce i suoi discepoli ad... verso Betania, li benedisce e si